qualche anno inaugurazione per il restauro del ponte di Rialto, alla presenza delle istituzioni locali, del ministro Garavaglia e di Andrea Bocelli madrina, l'attrice Cristiana Capotondi. Scendono le polemiche sui conflitti di interesse che avrebbe il sindaco Luigi Brugnaro, il senatore veneziano del PD Andrea Ferrazzi, bisogna subito fare chiarezza. Ora basta, non l'ho mai fatto finora, ma partirò con esposti e denunce, così il sindaco Brugnaro, sulle polemiche in merito ai suoi presunti conflitti di interesse. Noi siamo pronti, così il presidente Zaia a margine dell'inaugurazione del restauro del ponte di Rialto e sull'obbligo dei vaccini in azienda dice solo se esiste una base scientifica. Il Green Pass serve come tutela contro il coronavirus, lo pensa il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Il regista Stefano Mordini, di nuovo protagonista a Venezia, ha presentato uno dei film attesi fuori concorso, si è soffermato sul suo rapporto con la città molto dibattuto in occasione dell'Acqua Granda. È Alice Rohrwacher, la più giovane regista a vincere il premio Robert Bresson 2021, conferito dalla Fondazione Ente dello Spettacolo anche quest'anno alla Mostra del Cinema. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque, l'avete ora sentito dai titoli, inaugurazione in pompa magna oggi per il restauro del ponte di San Marco, considerato il ponte tra i ponti di Venezia. Siamo ai piedi del ponte di Rialto, 5.000 metri quadri che sono stati restaurati con un restauro conservativo e che hanno riportato davvero questo ponte alla sua originaria bellezza. È il tenore Andrea Bocelli, tra le note dell'inno di Mamele, di introdurre l'attrice Cristiana Capotondi, madrina della giornata, per il simbolico taglio del nastro del restaurato ponte di Rialto a Venezia, che ha interessato anche gli impianti e i negozi che insistono sull'opera. 5 milioni il costo, finanziato dall'imprenditore veneto Renzo Rosso. Avere un monumento di questo tipo ti dà tanta gioia, tanta felicità. Quando abbiamo tirato via le transenne si è visto veramente qualcosa di esemplare. All'inaugurazione tra i presenti anche il presidente di regione Luca Zaia. Tradotto in cifre vuol dire 130 persone che per 80.000 ore hanno lavorato per recuperare questo ponte. Questo è un ponte non qualsiasi, lo diceva prima il patriarca, è il ponte di Venezia, e quindi il fatto che Renzo abbia avuto il coraggio, l'ardore, ci metto coraggio e ardore perché non basta avere i soldi. A chiedere la legge speciale il sindaco Luigi Brugnaro, nell'appello rivolto al presente ministro del turismo Massimo Garavaglia. Abbiamo l'occasione di fare un bel rimbalzo che però deve continuare. E partiamo proprio da qui, in questa crescita c'è anche tanto turismo, e il turismo è ovviamente Venezia, questi simboli, è ovviamente la regione del Veneto che in Italia è la regione leader nella qualità del turismo. Con nessun dorma dalla Turandot di Puccini è sempre il maestro Bocelli a far sognare i veneziani incantati dalla storia di questa città coraggiosa e resiliente da ben 1600 anni. E sta già facendo discutere e molto la nuova targa con il brand del finanziatore apposta sul ponte di Rialto. Ora in tanti tra Fratelli d'Italia e associazioni cittadine ne chiedono la rimozione. Terminato il tempo degli applausi, delle cerimonie, comincia quello delle proteste, è il caso di dire tra i piedi di veneziani e non, a calpestare la nuova targa sul ponte di Rialto che tanto fa discutere. È giusto ringraziare chi ha restaurato il ponte di Rialto, che è un'opera decisamente meritoria, ma c'è modo e modo di fare le cose. La persona che l'ha fatto è già stato peraltro ricompensato ampiamente perché ha avuto un sacco di spazio nel ponte per pubblicizzare i suoi prodotti anche nei vaporetti, eccetera eccetera. L'accordo poi era quello di una targa di marmo da concordare con la soprintendenza, e ci ritroviamo questo che invece è una targa di notevoli dimensioni nel posto che è uno dei posti più fotografati al mondo e che riporta in bella evidenza il brand
e lo slogan. La targa in cima al ponte vicino al parapetto lato sud, cioè quello che guarda verso Cafarsetti per intenderci. È una pubblicità bella e buona, è una pubblicità imperitura, è sostanzialmente una brandizzazione del ponte di Rialto e questo non va bene, anche perché fra 10 anni si restaura un'altra volta, perché sappiamo che queste cose hanno bisogno di restauri. Cosa facciamo? Continuiamo a mettere cose di questo genere? Finisce che sarà come quelle chiese tutte coperte di lastre tombali. Ecco, non è questo che bisogna fare a Venezia. Se girate per Venezia vedrete tutte le chiese coperte da pubblicità, delle grandi, delle griffe, eccetera. Ed è, c'è una differenza tra mecenatismo e pubblicità, e questa è proprio la città dove questo deve essere rimarcato, perché è una città fragile. Placca che ora in tanti tra associazioni e movimenti cittadini ne chiedono la rimozione, Fratelli d'Italia compresi. Chiedendo gentilmente se si può sostituire questa con una targa più adeguata. Più giù del ponte c'è la scritta gialla con scritto Ponte di Rialto, magari sotto lì il nome del generoso donatore. Dà anche più lustro a lui stesso, perché far pesare la propria generosità non è una cosa elegante. Che si occupa di moda, magari all'eleganza dovrebbe anche pensarci un pochino. E si riaccendono le polemiche sui conflitti di interesse che avrebbe il sindaco Luigi Brugnaro. Il senatore veneziano del PD Andrea Ferrazzi dice: bisogna subito fare chiarezza. Il quotidiano nazionale Domani ha fatto un'approfondita indagine giornalistica sul cosiddetto conflitto di interesse del sindaco di Venezia Brugnaro, cioè sul conflitto tra le sue decisioni di decisore pubblico a nome di cittadini e, diciamo, gli interessi personali del cittadino Brugnaro. Dai terreni di sua proprietà, come l'area dei Pili, su cui già nel 2016 il Partito Democratico in Consiglio Comunale aveva presentato un'interrogazione cui non c'è mai stata risposta, secondo la capogruppo Sambo, agli affari legati ai palazzi veneziani, fino ad Ali Laguna come sponsor dell'Umana Reyer. Oppure soci del sindaco che sarebbero diventati responsabili di struttura del comune di Venezia e quindi soci privati del sindaco che poi assumono decisioni pubbliche. Se quanto è emerso dall'indagine giornalistica, tra l'altro ripresa da molti organi di stampa, dovesse essere vero, è del tutto evidente che queste questioni vanno approfondite, perché ne va del buon nome di Venezia, ne va del buon nome della nostra nazione. Ferrazzi aveva già presentato un'interrogazione parlamentare 2 anni fa in merito al Blind Trust, interrogazione che dovrebbe essere ripresentata anche dalla senatrice pentastellata Vanin. Purtroppo gli interessi dell'imprenditore Brugnaro, scrive Monica Sambo, tornano alla ribalta perché, come più volte denunciato, il sindaco si muove in maniera opaca, conclude. Io credo che tutto questo va verificato fino in fondo quanto emerso puntualmente da questa indagine giornalistica, e spero che Brugnaro abbia la capacità di rispondere, non dicendo ma sono tutti comunisti contro di me, chissà cosa vuole, no, rispondendo puntualmente, così come i cittadini di Venezia hanno diritto di avere risposte. Ora basta, non l'ho mai fatto finora, ma partirò con esposti e denunce, così il sindaco Brugnaro sulle polemiche in merito ai suoi presunti conflitti di interesse. L'articolo del quotidiano Domani sul mio presunto conflitto di interessi, solo fake news, ora partirò con esposti e denunce, la replica secca e piccata del primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro. Se continuiamo con questo tipo di fake news, chiamiamolo così, che sono offese pure, dove non c'è, tutto privo di fondamento, però sono buttate là, vabbè, il giornale... Non sono documentate come riporto. Una vergogna, esattamente il contrario. C'è gente che dice che guadagno con la Reyer, senza poi mai la prova dei fatti, semplicemente dicendo cose. Pensate che di fatto tutta la notizia sta che nel PUMS, nel piano regolatore dei trasporti, c'è il terminal al Pili. Ma il terminal ai Pili è previsto dal PAT, che è stato approvato dalla precedente amministrazione. E in quel caso era assessore all'urbanistica tale Ferrazzi, che oggi è responsabile del PD nazionale. Voi capite? Cioè, questi hanno messo il terminal lì ai Pili per farmi un dispetto, tant'è che io non lo volevo.
Cioè, io volevo fare il mio lotto, quel lotto lì, è edificabile da quando l'ho comprato. Verde urbano attrezzato è verde edificabile. Cioè, si può costruire, in termini massimi, cosa che non farò mai, più di 1 milione di metri cubi. Pensate che nel frattempo ho regalato tutta l'area che vedete dalla pista ciclabile, quella è mia. L'ho regalata io al comune per farci la pista ciclabile, dove ci passano tutti. Quell'area è preziosissima se uno voleva fare. Se io volessi speculare sui pili, non metterei i tornelli, farei in modo che a Venezia arrivino 2 miliardi di persone, no? Mi converrebbe aggiungere. Invece io sto dicendo che bisogna togliere, io ho sempre tirato dritto e sono onesto, una persona onesta. E soprattutto non ho bisogno di rubare, almeno questo. Me lo sono guadagnato questo diritto lavorando. E all'inaugurazione del restauro del ponte di Rialto oggi era presente il presidente Luca Zaia, che ha affrontato il tema della terza dose di vaccino. Voglio ricordare che è da 2 mesi che sto sollecitando il governo sulla terza dose. Noi siamo pronti, abbiamo 68 centri vaccinali, e 1600 persone già schierate per le vaccinazioni, abbiamo un potenziale tranquillamente di almeno 50-55.000 vaccinazioni. Appena sarà autorizzata la terza dose noi passiamo alla vaccinazione. Mentre il presidente Luca Zaia parlava in questi termini di terza dose a Venezia, a margine dell'inaugurazione del restaurato ponte di Rialto, il vice ministro Sileri annunciava l'intenzione del governo di partire con le persone più fragili. Inizieremo a fine mese con le persone immunocompetenti, ha detto, categorie per le quali ad oggi studi scientifici dimostrano un calo dell'immunità offerta dai vaccini. Siamo molto preoccupati non solo per i fragili, ma anche per tutti gli anziani delle RSA. Sono 30.000 e in generale gli over 60 che hanno bisogno di una seconda di una terza dose. Governo e regione in tandem dunque sull'obiettivo di estendere l'immunizzazione inoculando una terza dose di vaccino, probabilmente entro dicembre. La regione è pronta, i vaccini ci sono, ha detto Zaia, e sulla possibilità di introdurre l'obbligo vaccinale sui luoghi di lavoro ha chiesto che ogni decisione del governo abbia una base scientifica. Ogni decisione poi sarà dettata anche da un'indicazione scientifica. Attendiamo di vedere quali saranno appunto le indicazioni del CTS e come poi verranno declinate per la popolazione. Di certo è che la vaccinazione sta funzionando, l'80% delle persone ricoverate in terapia intensiva sono non vaccinate. L'ultimo passaggio è per il reddito di cittadinanza. I soldi vadano alle imprese, ha detto Zaia in una riflessione lucida quanto evidente. Solo loro, le imprese, possono aiutare a ridurre il tasso di disoccupazione. Diamo queste risorse agli imprenditori. Gli imprenditori avranno l'obbligo di assumere coloro che non hanno modo di lavorare, ma queste risorse invece di darle a qualcuno che sta lì a guardare la TV è meglio darle alle imprese. Il Green Pass serve come tutela contro il coronavirus, lo pensa il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Green Pass come forma di presidio e tutela contro il Covid, così il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, sull'estensione dell'obbligatorietà da ottobre del documento anche nei confronti dei dipendenti pubblici. Noi dobbiamo cercare di guardare al meglio per noi e per la società. Quindi ci sono delle forme, dei presidi che possono essere di aiuto per tutti e non dimentichiamo, anche se qualcuno può sentirsi forte, ci sono delle persone fragili, deboli, perché le stagioni della vita sono fatte anche dall'anzianità, sono fatte anche dalla malattia. Green Pass, che significa in una parola una cosa sola, vaccino. Dalla prossima settimana ripartirà anche in Veneto uno tra i motori trainanti del mondo della ricerca e dello studio, la scuola. E da qui si riapre un'altra tematica più attuale che mai. Si potranno prendere i mezzi di trasporto pubblici in totale sicurezza? La risposta è quella della modalità di una rappresentazione di un mondo che è già cambiato. Credo che sia una forma di tutela per la città, per la cittadinanza, per il bene comune. Il regista Stefano Mordini, di nuovo protagonista a Venezia, ha presentato uno dei film italiani più attesi fuori concorso. Si è soffermato però anche sul suo rapporto con la città, molto dibattuto in occasione dell'Acqua Granda del novembre del 2019. Ispirato a fatti realmente accaduti, il film La scuola cattolica di Stefano Mordini, presentato fuori concorso alla mostra, si contestualizza negli anni di piombo, periodo storico caratterizzato da violente terrorismo e lotte armate, un cast eccellente tra gli altri Valeria Golino e Riccardo Scamarcio, ma il dialogo con il regista
parte delle polemiche del novembre 2019. Caso chiuso e pace fatta con la città. Beh, Venezia città l'ho conosciuta col film che ho fatto l'anno scorso, la trovo straordinaria, una città difficile, ma come dire, è come entrare dentro un meccanismo tale per cui la città ti chiede di portargli rispetto, quindi per poterla capire devi starci. C'era stata un po' di polemica anche l'anno scorso, adesso abbiamo fatto la pace con Venezia. Non lo so, con la città, beh, devi chiederlo al sindaco, io non lo so. No, io non ho fatto nessuna polemica, l'ha fatta lui. Anche perché, non voglio rivangare polemiche passate, ma avevate le autorizzazioni e tutto. Sì, sì, ma capisco anche che in un momento di contrazione, in un momento come quello, in realtà poi alcuni, come dire, alcune cose diventano più grandi di quello che sono. So che io ho fatto tutto come doveva essere fatto. È stato un giorno in cui io ho detto non molliamo le riprese, perché sennò avrei dovuto mandare a casa coloro di Venezia che stavano lavorando con me e non gli avrei pagato la giornata. Tornando di nuovo al film della scuola cattolica, su questo sfondo si inserisce un'esclusiva scuola cattolica maschile situata in un quartiere residenziale romano. Frequentata da figli delle ricche famiglie borghesi, i ragazzi ricevono un'educazione rigorosa volta a proteggerli dal clima di terrore che imperversa in tutta la penisola. Ma un evento efferato pone in predicato questa realtà apparentemente inespugnabile. Il produttore Roberto Sessa aveva comprato i diritti del libro La scuola cattolica di Edoardo Albinati. Io l'avevo letto, allora insieme abbiamo deciso di fare il film. Questo mi ha dato l'occasione ovviamente di lavorare con lo stesso produttore con cui avevo fatto il film l'anno scorso e di portare avanti un progetto che parte comunque di un percorso che avevamo già iniziato dal Testimone Invisibile, per cui insomma è parte di un nostro percorso comune. Alice Rohrwacher è la più giovane regista a vincere il premio Robert Bresson 2021, conferito come ormai tradizione dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e la Rivista del Cinematografo anche quest'anno alla 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Alice Rohrwacher è la più giovane regista di sempre a vincere il premio Robert Bresson, conferito dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e la Rivista del Cinematografo, con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura e del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede e il contributo della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero per la Cultura. L'incontro, la semplicità, la magia della vita contadina di Alice incantano la mostra. Sono molto orgogliosa, fiera, sono onorata perché è un premio importante, è un premio che ha una valenza spirituale, non solo una valenza, diciamo, non è riferito solo alla narrazione dei film, ma anche all'anima dei film, e questo mi rallegra. Sicuramente se c'è un elemento importante per l'ispirazione è l'ascolto. L'ascolto dell'altro, l'ascolto del passante, l'ascolto della persona che si incontra, del vicino di casa, del lontano di casa, di chi è sempre stato, di chi è appena arrivato. La cerimonia è stata condotta dalla giornalista e scrittrice Tiziana Ferrario, alla presenza di Roberto Cicutto, presidente della Biennale, di Alberto Barbera, direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, di Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, e di Monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo e motore del premio. Ricordiamo tutti il suo primo film conosciuto, Corpo Celeste, dove fa questo viaggio dentro una comunità cristiana che ha tutto, capacità di attrazione, incontro, linguaggi, ma gli manca una cosa, manca il rapporto con Dio, fino ad arrivare a Omelia Contadina, il cortometraggio presentato l'anno scorso qui a Venezia, dove con un altro linguaggio, con un'altra preoccupazione, ma sembra quasi rincarnare la stessa preoccupazione di Papa Francesco a proposito del rapporto tra il creato e l'uomo. E da Venezia è davvero tutto, vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Prosecco DOC millesimato extra dry, cantine i padroncini. Bentrovati ad un nuovo aggiornamento meteo. Mercoledì 8 settembre è ancora tempo buono sul nostro territorio. L'alta pressione si mantiene dunque stabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto bel tempo asciutto e stabile, con tanto sole su tutti i settori.
non sono attese precipitazioni particolarmente degne di nota e il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. La cosiddetta estate settembrina ci regala temperature piacevoli, minime comprese tra 12 e 17 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 25 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove di fatto avremo la stessa situazione, con tanto sole, cielo sereno o al massimo velato, e anche qui non sono attese piogge. Vediamo le temperature, minime tra 13 e 17 gradi, massime sui 27-28 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà una bellissima giornata caratterizzata dalla presenza del sole, qualche nube sparsa, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 28-29 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Prosecco DOC millesimato extra dry. Cantine, i padroncini.